L'Ajax l'abbiamo vista in parecchi video, l'Ajax è una squadra completa, in sette giocatrici loro sono sette nazionali e quest'anno hanno vinto l'Europeo, come ho sottolineato prima, e quindi è una squadra temibile a livello fisico, a livello tecnico, hanno i due esterni d'attacco molto veloci, piccolini, hanno la punta come riferimento davanti che è molto alta, tiene bene palla, è un centrocampo solido e c'hanno i terzini che vanno spesso in sovrapposizione, quindi dovremmo stare attenti e giocare soprattutto sulle ripartenze ed essere bravi lì. Però noi, ripeto, siamo in un ottimo momento, dobbiamo solo confermare e continuare su questa strada. Quello che abbiamo fatto di buono fino adesso per noi non deve essere un punto di arrivo, ma deve essere un punto di partenza e, come ho detto prima, indipendentemente dal risultato, le ragazze devono uscire dal campo sorridenti e a testa alta, e vuol dire che hanno dato tutto. No, adesso non esiste, poi in questo mondo credo ancora meno, magari nel maschile qualcosa, esatto, anche se loro hanno una media di 4.000 spettatori in campionato, quindi in Champions saranno minimo 6-7.000. L'obiettivo nostro è quello di cercare di giocarci poi la partita di ritorno, quello sicuramente. Dobbiamo andare là con un atteggiamento sì aggressivo, ma nello stesso tempo anche molto difensivo, combattivo, e senza poi rinunciare logicamente ad andare a fare gol, perché quello è l'obiettivo, ecco. L'applicazione, come ho detto prima, che ci mettono le ragazze in campo, sono molto attente, loro vorrebbero fare magari quello che gli uomini magari riescono a fare subito, magari ci mettono un tempo in meno, ma recepiscono prima degli uomini, quindi questo è un vantaggio, ecco perché il calcio femminile è in forte crescita. Io, come ho detto altre volte, mi sono innamorato già di questa situazione, e grazie a loro logicamente e grazie alla società che mi ha dato questa possibilità. Beh, ho giocato un angolo italiano col Piacenza, ma non è la stessa cosa, quindi sicuramente sarà un po' emozionante anche per me, anche se io non sarò in campo, però anche per le ragazze, la maggior parte di loro è la prima volta, quindi deve essere per loro molto stimolante, ecco. Ma vedendo lavorare le ragazze, sicuramente pensavamo di fare bene, di iniziare bene, perché si applicano sul campo, mi danno sempre massima disponibilità e soprattutto lavorano a 360 gradi con grande entusiasmo, e questa è la cosa che ho messo davanti prima di tutto. Io voglio gente motivata, gente che ha fame, gente che ha grande entusiasmo, come ho detto, e loro questo lo stanno mettendo in campo dal primo all'ultimo. E sicuramente sono giocatrici importanti e lo stanno dimostrando, giocatrici di qualità, ma soprattutto di esperienza, che in questo momento, soprattutto in queste partite, ci potrebbero dare sicuramente una grossa mano, come potrebbe essere Chiara in porta, come potrebbe essere Daniela come punto di riferimento davanti, e Cristiana, indipendentemente da dove gioca, mi sta dimostrando il suo valore sia tecnico che umano, ecco. L'obiettivo era quello di trovarlo in un tempo più lungo, certo. Quest'anno, avendo avuto l'Europeo, le nazionali sono rientrate solo il 20 di agosto, e ho lavorato con le primavere, con le 5-6 nuove che sono arrivate, quei 15 giorni lì. Era cercare di amalgamare il prima possibile, e ho chiesto a loro che il tempo era ristretto e quindi dovevamo fare in fretta. Però, come ti ho detto prima, mi hanno dato massima disponibilità e l'attenzione soprattutto alle cose che spiegavo, e loro le hanno messe in pratica in poco tempo, e questi sono i risultati. Diciamo che non siamo ancora al 100%, perché dobbiamo lavorare ancora tanto e soprattutto sodo, perché se vogliamo far parlare di noi dobbiamo continuare su questa strada, anche se logicamente c'è anche l'avversario poi. Sì, era forse la peggiore da incontrare, però dobbiamo giocarla, perché anche noi
stiamo facendo bene e sono convinto che le ragazze faranno sicuramente una grande prestazione. Soprattutto a me serve l'atteggiamento, se l'atteggiamento è quello contro la Fiorentina e quello visto a Bari sabato, le ragazze usciranno sicuramente a testa alta dal campo indipendentemente dal risultato.